Hola! Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qui, prima partita in D1 e però, appunto, per iniziare, ho creduto fosse meglio fare qualche aggiustamento. Non so se vedete comunque che c'è qualche new entry, per la precisione ce ne sono due, così come quelli che ci hanno diciamo abbandonato. E appunto, parlando di new entry sono appunto questo perché ha selezionato che è Boateng, difensore centrale del Bayern Monaco, che anche se mi fa intesa non me ne frega. L'importante basta che risulti verde. Però io so che è un buonissimo difensore, fra l'altro l'ho anche provato e mi piace assai. E siccome non lo faccio giocare perché non è in forma, faccio vedere, anche lui, Vittorione Balbo, infatti se vedete non è in forma, c'ha 80, quindi preferisco farlo riposare, no? Che probabilmente ora no, però in futuro potrei prendere il posto di Higuain. Infatti credo che poi Higuain o lo vendo, o perlomeno lo faccio fare il tribunone, vabbè. Comunque, per quanto riguarda invece le partenze, ci hanno abbandonato Iturbe e Juan Jesus. Juan Jesus, mi si pronuncia, insomma. E niente, via, detto questo, andiamo a giocare. Iniziamo, speriamo, col piede giusto questa di uno. Perché secondo me sarà di morto un bel casino. Eccolo lì, primo avversario. Mi fido come sempre a giocare in casa. Speriamo che sia diversa dalle altre volte. Perché tutte le volte, come sapete, per chi mi segue, perdo quasi sempre. E niente, lui è una squadra fondata soprattutto sulla Liga barra, ovviamente francese barra, non lo so. E insomma, vediamo un po', via. Dai, dai che ci credo. Subito così iniziamo, dopo 3 minuti in a 0 lì, la prima partita. A parte che stralagga e ho paura che, boh, mi possa condizionare in maniera negativa e di tanto la partita. Però per ora Edu Vargas ci mette la firma dopo 3 minuti, luck. Attenzione ragazzi, te lo immagino vado a vincere, diciamo. Bimbi non ci credo, ho vinto. E andiamo, de! Inizia bene, via, incredibilmente. Andiamo a fare subito la seconda, dai che sono cario. E sperando, speriamo, no, sperando. Speriamo che comunque un vada a me questo tipo, perché per davvero se no roba da cicciarti le dita negli occhi, come usa di, anzi, come si dice noi, i diti nell'occhio. Seconda partita, Rijon in casa, dai, cambia maglia, vabbè, metti ste video, vai. Vai, via, iniziamo. Dai, speriamo tutto vada per il meglio perché non voglio, cioè preferisco perdere la gialla piuttosto che vincerlo, sì, sono sincero. Vai, Borda, stavolta invece la rovescia. Dopo 2 minuti e mezzo lo prendo io, boh, maledetta la miseria, mi. Devo troppo. Un po' chi è Remy? Voglio dire. Bella palla! Vai Ale! Vai! Vai Carlitos! No! Si scherza! Mamma mia ragazzi, quando attacca si soffre, eh! Stefanino, eccolo lì, 1-1, che uno fra l'altro volevo precisa nostra, prima ho detto, vai Ale, era Edu Vargas ragazzi, scusate, ho visto le scarpette celesti, mi sono confuso. Boh, ecco, t'ha fatto, Dio. Boia. Vai, davvero. Vai, vai Dries! No! Tira! No! Ripartirà con il corner.
No! Mamma mia! Ma si scherza? Ovvia, che lo fa così? Vai, vai Edu, vai Edu! No, peccato a quadrato! No! Ma perché l'ha dato a quadrato? Maledetta la miseria di... Vai Carli... No! No, che cazzo di tiro era, Carlitos? Vai Carlitos! Eccoli! Carlitos! Tevez! Sempre lui, ragazzi, deve sempre fare gol quando gioca, eh? Sempre lui. Andiamo, 2-2. Io ci credo, io la voglio vincere questa partita. Vai, vai Edu! Mamma mia! Mamma mia! Edu Vargas al 90esimo! 3-2! E andiamo! E andiamo di! Boia di che bellezza di! 3-2! Tutto deciso gli ultimi 10 minuti di! Bella roba di! Grazie ragazzi per queste gioie. Andiamo di. 2 partite, 6 punti. Divisione 1. Iniziata col piede giusto. E mi tocco coglione mentre lo dico. Vorrei portarmi merda. A vedere. Vabbè, crediti. Ok. E luck, bellino. Terza partita. Fuori casa, questa volta. Vediamo se l'andazzo è quello visto finora. Vai, ma no, oh no, Vinvi no, sta in regione attacco, no. Io lo so, c'è anche Agüero, Di Maria e tant'altro. Avete ragione, ma non mi piace tenere proprio laggiù. Laggiù in attacco a destra. Bah. È buona! Vai Carlitos, vai! No! Mamma mia, Starry giù, ogni volta tira in ansia. Bella roba, vai Carlitos. No, Carlitos, devi purga. Boia di Dio buono, non è la prima volta che questa partita sbaglio così. Bella roba, Barbo. Vai, Tev. No. Un cervezzo di fa gol, via. Vai No! Che cazzo di gol? Dai, Andanovic, ma perché ti prendi gol così? Ma questo era facile da prendere. Dai, ma prova a fandoma. Questo evento mi aggiova male. Ma dì, si meritava questo gol qui. Dai, che palle. Eccolo lì! Ibarbo! Si presenta così, è la sua prima partita! Riequilibra tutto, e andiamo, cazzo, ma giusto sì! Che palle, fammelo rivedere, voglio rivedere il gol di Ibarbo. Vai, vai, Tevez, vai! Tira! Eccolo! E andiamo di Cabeia! Boia di che bello, quindi che bello! Boia di Davide! Tutte le volte a perdere e poi schiocca di si va a vincere per ora. Manca sempre tanto, anche se in teoria è poco. Stiamo calmi. Vai Barbo, chiudila! Vai! Vai Carli! Mamma mia, l'ha chiusa, ma de, ma si scherza, fa questi tiri qui. E andiamo de! Boia de Tevez! Bello, de via, si è vinta, da vedere. E andiamo de! Bello, 3-1 de, terza vittoria consecutiva. Andiamo bimbi, de! Boia de! Io ci credo, eh. Sì.
Mamma di Dio, sarà stata anche fortuna il fatto di vincere tutte e tre di fila, però siamo a 9 punti, 3 su 3. Vedi, sai che magari poi ci riserva sorprese, vai lì, la fa vedere punti, eh? Vai, crediti, vai. 9, da lì, luck. Quarta partita, dai, eh? Vediamo un po' di continuare come ho detto prima, loro Dio, perché magari può essere quello lì che porta un briciolo di fortuna. Vediamo di continuare l'andazzo, ecco, poi quando vedi questi giocatori lì, maledetta la miseria, davvero. Mix di liga, ma dei giocatori più forti. Strano non c'è Bernardo e Messi, per ora. Vai Vittorio, vai Vittorio! Tira! Mamma mia! Porca troia, Dio! Bel gol, per l'amor di Dio, però Dio, Madonna santa. Peccato, attaccavo io finora. E insomma, 1-0 lui, chi è? James Rodriguez, come lo chiamano tutti? James, ma vabbè. Bello! Vai quadrato! No! Dai, Madonna santa, Dio! No! Aveva fatto una zotta il portiere, tipo era uscito e poi si era bloccato. Dio buono, Dio. Mimmi non vuole entrare, eh. Dobbiamo starci l'angolo qui. Bello. Via, finisce il primo tempo. 1-0 lui, dai, 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 ci credo. Vai, vai, Vittorio. Eccolo lì! Tevez! Andiamo di! Bella roba! Vittorio Tevez di! 1-1! Andiamo di! Cazzo! Vacca via! Tira! No! Cazzo di! Vai quadrato! Eccolo! Quadrato! Bello de! Boia cane de! Boh, ma ha detto che possesso palla, penso ce l'ha 80%, lui diciamo, ce l'avrà sicuramente, una cosa simile, non 80%, non ha fatto più lui, però a livello di occasioni, bimbi, è giusto e sì, ce l'ho avuto più via, voglio dire. Vai Tevez! No! No, non ci voglio rene. Tira Tevez. No, cazzo Tevez. Però è finita. È finita, bimbi, non ci credo. Vatto su 4 in D1 de. E andiamo, cazzo di. Bello di. Vittoria, ripeto. Sotto certi punti di vista immeritata, ma sotto altri decisamente meritata. Più te ne importa, voglio dire. Comunque, guardiamo come sempre prima che il gioco stesso ci riservi delle sorprese. Tutto andato a buon fine. Ok, crediti sì. Oh, 12 punti. E andiamo. Mancano 2 punti alla salvezza perché l'obiettivo minimo è quello, eh. Andiamo a conquistarcela. Rieccoci in casa. Ultima partita di questo video. Perché sennò davvero poi rischia di essere troppo lungo. Vai, bordalo. E riaccostarri, Jagero, Di Maria, Schurrle, Sanchez, e lui nel mezzo che è Ramirez, a me non mi garba, comunque Ramirez, guardavi, Company, Courtois, e buona, poi ce l'ho fatta vedere, ma Un via. saluto davvero Ma forte noi da ci questa giornata, crediamo, pronti a cazzo. raccontare. Vacca bene, nooo! Bella roba! Bella roba! No! Cazzo! Vai, vai Ale, no, Ale.
Dai, ma che culo! Ma che culo! Davide, neanche il giocatore lo sa, non esulta nemmeno. Dai, ma che culo! Poi non era fuori gioco, tipo. No, nemmeno, vabbè. Non si è. No! No, non ci voglio rete, via, bimbi. La devo perdere uno. Speravo di non perderla così. Però. Invece appunto è andata così. Ci vuole di merda. Che cazzo. 3-0, Starridge. Peccato però, bimbi, ci credeva a fare 5 su 5, non mi ero mai votato in un video, però diciamo comunque il rapporto è buono, no? 1000 watt su 5. Mamma mia ragazzi, che costa che faccia anche se non cambiava nulla. Ormai bimbi è andata, diciamo 3-0. Troppo ampio, speriamo di prendere l'imbarcato, eh? Dai, salta. Via, bimbi. È finita. Finisce il video, finisce purtroppo, per me, personalmente, con una sconfitta. Direi. No, forse forse comunque è giusto che abbia vinto, però 3-0 è troppo ampio e netto. E niente. Però, come ho detto già prima, 4-5, soprattutto in D1, direi che è più che buona la situazione. Mancano 2 punti solamente, o soltanto, alla salvezza. A vedere la regola, sì. 5 partite a disposizione, e niente. Detto questo, appunto, il video si finisce, e appunto, finisceva. Perché vediamo un po' appena tutte le volte, e insomma. E come sempre, vi ricordo di mettere, se volete, mi piace. Di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Va bene? Via. Allora vi aspetto vivamente al prossimo e speriamo che sia anche l'ultimo video di questa serie, perché se si dovesse vince il titolo, eh sì, è proprio l'ultimo. Vabbè, speriamo bene. Via. Ciao a tutti.